ho avuto questa intuizione di fare questa cosa perché mi sembrava proprio di voler difendere l'idea, prima di tutto, della nostra civiltà, cioè l'idea del dopo di noi e questa idea del silenzio, del rispetto di fronte a qualcosa che è assolutamente più grande di noi e che dal mio punto di vista ovviamente è nelle mani del Padre Eterno. Torna così, dopo quasi 70 anni, un'antica tradizione che a Venezia si ripeteva nei giorni della festività di ogni santi e della commemorazione dei defunti, prima di essere interrotta nel 1950. Il ponte galleggiante, che fino al 10 novembre collegherà le fondamenta nuove al cimitero monumentale di San Michele in Isola a Venezia. E ci sembrava importante con un'opera dimostrare a noi stessi chi siamo, e che cosa è stato fatto, che un omaggio ai nostri defunti, insomma, ecco, per cui non è soltanto l'occasione del 1° novembre o l'occasione per vedere una cosa nuova, ma è un modo per risvegliare la città nella realtà. La struttura, lunga 407 metri e larga 15,5, è stata assemblata da Insula con elementi modulari come quelli già utilizzati in occasione del ponte votivo del Redentore, della Festa della Salute e della Venice Marathon. Il 2 di novembre è una giornata grata agli uomini, ma soprattutto grata ai cristiani, perché si lega non solo il ricordo a persone dalle quali dipendiamo, dalle quali abbiamo ricevuto tutto, ma anche nella convinzione cristiana si afferma che noi possiamo fare qualcosa per loro. Fino al 3 novembre l'utilizzo del ponte galleggiante sarà riservato ai possessori della tessera Venezia Unica e ai residenti. Il cimitero, questa realtà che ci ricorda che anche quando ci sembra di essere al vertice di qualcosa, in realtà siamo persone che debbono rimanere molto, molto umili. La struttura rimarrà transitabile fino al 10 novembre.